Innovazione significa progresso, ma anche miglioramento delle performance ambientali delle filiere. In campo agricolo il concetto di innovazione si lega fortemente non solo allo sviluppo del settore primario, ma diviene determinante anche per lo sviluppo delle aree rurali. Con tali presupposti, il GAL Colline Ioniche della provincia di Taranto ha puntato ancora una volta al potenziamento delle aree rurali e all'attivazione di dinamiche collaborative tra il mondo dell'impresa e quello della ricerca, dopo la scommessa lanciata con il progetto Green Road sull'economia verde e il turismo sostenibile. Nel padiglione 18 della Fiera del Levante, ieri, lunedì 15 settembre, sono state presentate due best practice nell'ambito dei workshop programmati all'interno del Salone Agroalimentare. Il sistema della conoscenza e dell'innovazione hanno svolto un ruolo fondamentale sia nello sviluppo del progetto di trasformazione delle foglie di vite biologiche per la creazione dell'inedito pesto di vite, sia nel più complesso sviluppo dei processi collegati alla coltura e trasformazione della canapa. Abbiamo fatto nascere l'istanza, che era quella nel nostro territorio di utilizzare le foglie di vite, questo prodotto fino a qualche tempo fa sconosciuto dalle nostre parti come elemento alimentare. Noi abbiamo fatto sì che lo si trasformasse nell'elemento primario del pesto da foglie di vite. La seconda iniziativa che presentiamo oggi è lo straordinario impianto di trasformazione della canapa, che è nata a Crispiano e può essere molto d'aiuto anche agli agricoltori, perché pare che sia innanzitutto conveniente, quindi economicamente molto rilevante, riqualifica e dà sostanze molto benefiche al terreno, quindi per l'utilizzo di nuove colture, e poi soprattutto rappresenta davvero un ventaglio di elementi, di prodotti per il mercato, perché si può utilizzare come polveri nelle vernici, nella bioarchitettura, come alimento e anche nelle costruzioni in legno. Compito del GAL è stato quello di creare il terreno ideale su cui far attecchire queste esperienze, proponendole come nuovo modello di sviluppo in grado di restituire competitività ad un comparto considerato fino a ieri statico e antiquato. Scommessa vinta dunque per l'attività di ricerca, sperimentazione e poi realizzazione del pesto La Dolce Vite, frutto di una collaborazione fra aziende private e importanti istituti di ricerca che per il comparto della canapa hanno scelto il comune di Crispiano per insediare il primo impianto di trasformazione della paglia di cannabis proveniente dai 250 ettari di coltivazioni meridionali di quest'anno. Sulla canapa c'è un discorso particolarmente interessante, perché il no food può essere fatto in maniera particolare nelle zone dove c'è il problema ambientale, come per esempio a Brindisi, a Cerano, come per esempio a Taranto, e quindi è una filiera che ci permette appunto di far ritornare gli agricoltori a coltivare le terre dove sino ad oggi non possono farlo. Tra l'altro c'è anche questa ulteriore idea, è quella di cercare di utilizzare queste terre dando la possibilità agli agricoltori di fare un'agricoltura sopra suolo, e questo lo faremo anche finanziando la costruzione di serre e cercando di coinvolgere anche dove i luoghi ce lo permettono, appunto, i gruppi di azione locali.